Amici, buongiorno. Siamo nel Balipedio Baschiere Pellagri e una delle domande che ci rivolgono più frequentemente è la descrizione dei parametri del certificato di banco. Quindi oggi vi spieghiamo come leggere uno di questi documenti molto importanti, documento che dice a tutti gli effetti come funziona la cartuccia dall'inizio alla fine, quali sono le sue peculiarità, quali sono i difetti, quali sono i pregi. Oggi spariamo una cartuccia insieme e insieme analizziamo a video tutti i parametri di questa cartuccia. Amici, siamo nel Balipedio della Baschiera Pellagri, siamo davanti alla canna manometrica con Andrea Pancaldi, responsabile del controllo qualità, responsabile anche delle prove di banco. Abbiamo avuto l'idea di presentarvi la nostra cartuccia facendola vedere direttamente in prova. Questa è la Migranata, una cartuccia nuovissima, 2020, ne abbiamo già parlato tante volte, e abbiamo, dato che dobbiamo scegliere una cartuccia per fare questa prova, per evidenziare i valori del certificato di banco, abbiamo deciso di sparare questa. Vi permetto che l'abbiamo presa così com'è dallo scaffale, non abbiamo climatizzato niente, quindi è soltanto una scelta dovuta al fatto di farvi vedere la cartuccia nuova. I valori siamo in pieno luglio, quindi potrebbero essere leggermente qualche metro abbondanti. Adesso Andrea vi spara un paio di cartucce e insieme commentiamo i valori. Grazie Giulio. Andrea, ci mettiamo le cuffie. Assolutamente sì. Così siamo protetti per l'udito. E procediamo al test. Siamo davanti allo schermo, abbiamo sparato le cartucce che vi abbiamo mostrato, le Migranata, e abbiamo visualizzato i valori di banco che abbiamo rilevato da questa prova. Come vedete sullo schermo abbiamo una colonna di valori che adesso vi descrivo e vi spiego che cosa stanno ad indicare. Partiamo dall'alto, vediamo un TC, tempo di canna, significa, è un tempo espresso in milionesimi di secondo, che indica quanto ci ha messo la carica dalla detonazione dell'innesco ad uscire al vivo di volata della canna. Il conteggio parte con un contatto elettrico del percussore con l'innesco e termina quando la massa Borra Pallini esce dal vivo di volata e interrompe la fotocellula. 2812 milionesimi di secondo sono un tempo perfetto, sono un tempo assolutamente medio e standard, molto adatto per questo tipo di cartuccia, anche se è una cartuccia effettivamente un po' spinta. 2800 è leggermente basso, può arrivare fino a 3200, perché effettivamente abbiamo una V1 molto alta e dato che indica anche il tempo che ci ha messo la nostra colonna Borra Piombo, Borra Pallini ad attraversare tutta la canna, è chiaro che in questo caso abbiamo un tempo piuttosto contratto. Il secondo valore è il valore di V1 e la velocità istantanea è rilevata un metro fuori dalla volata della canna. Abbiamo 442,2 metri al secondo. È un valore ottimo, è un valore veramente perfetto, è rilevato in canna cilindrica e quindi presumibile che aumenti di circa 8-10 metri, anche 12 in certi casi, dipende molto dal boraggio, se lo rileviamo in una canna strozzata. La V1 è una velocità molto importante, ci dà un quadro abbastanza decisivo di quelle che sono le performance della nostra cartuccia. Molti fanno affidamento soltanto a questa velocità, in realtà è bene verificare anche il terzo valore, la V2,5, che è il valore selezionato dalla chip per trarre le conclusioni sulla velocità di ogni carica. La velocità si abbassa dalla V1 alla V2,5 in linea di massima di circa 10 metri al secondo, infatti come vedete siamo perfettamente in linea con questo valore, abbiamo 431,8 contro i 442,2, abbiamo perso all'incirca 10 metri e mezzo di velocità. Questo, ripeto, è il valore che la chip analizza per valutare le proprie munizioni, quindi è molto importante che questi valori siano dentro alla norma che lei impone. Siamo un pochino sopra il valore di riferimento che noi abbiamo impostato per questa cartuccia, che era di 425 metri al secondo. Come ho anticipato nella nostra premessa, questa è una cosa piuttosto normale, perché siamo al 10 di luglio, abbiamo una temperatura esterna di circa 35-36 gradi e quindi tutti questi valori sono leggermente più alti di quelli che ci aspettiamo e sicuramente decisamente più alti di quelli che ci troveremo, nonostante la bontà delle nostre polveri e la loro costanza, quando saremo a parare queste cartucce nell'inverno e a fine dell'autunno. Passiamo al quarto valore, 815,6, questo è il valore della pressione, molto importante perché ci dice se la nostra cartuccia è sicura oppure no. Il valore della pressione viene rilevato tramite un piezometro, uno strumento di rilevazione, un trasduttore, che fa uso di un quarzo. I cristalli di quarzo hanno una caratteristica particolare, una peculiarità. Quando sono sottoposti a compressione, generano una microcarica elettrica. Questa microcarica viene inviata tramite i cavi all'elaboratore
e viene trasformata in un valore pressorio espresso in bar. In questo caso noi abbiamo esattamente 815,6 bar, che sono un valore ottimo. Ottimo nel contesto di una cartuccia veramente veloce come questa, Magnum, con 34 grammi di pallini, rame e ferro, abbiamo un valore veramente più basso di quello che ci aspettavamo. Questo è molto positivo, perché non abbiamo delle grandissime sollecitazioni alla parte meccanica della nostra arma. Il 70,0 è la pressione residua alla bocca. Che cosa ci dice questo parametro? Ci indica, alla fine della curva, quando siamo all'uscita della canna, quanti bar sono rimasti all'interno della canna. 70 è un valore leggermente alto, ma perfettamente in linea con il tipo di cartuccia un po' particolare che è. Diciamo che in linea di massima questo valore oscilla dai 40 ai 60, qui siamo 10 bar più alti perché appunto si tratta di una cartuccia speciale. Altro valore, 763, questo esprime l'integrale. L'integrale, come tutti sanno quelli che hanno una base di matematica, esprime un valore di quantità. Questa è la quantità del lavoro di spinta svolto dalla polvere. È l'area sottesa alla curva pressoria, e quindi è tanto maggiore quanto più la curva è alta e rimane alta nella sua parte intermedia, e ci dice quanto hanno lavorato i gas propulsivi sulla massa dei pallini della borra per ottenere una buona accelerazione. 7,63 è un valore assolutamente ottimo, è un valore perfettamente in linea con quello che ci aspettavamo, siamo molto soddisfatti, analizzato nel contesto anche della pressione e della velocità, di questo valore. Ultimo valore è il ritardo d'accensione, quello che voi vedete visualizzato a 690,0, esprime il tempo che intercorre dal contatto dell'innesco con il raggiungimento del 10% della pressione. Quindi noi, dall'esplosione dell'innesco al raggiungimento degli 81,5 bar, abbiamo impiegato 690 milionesimi di secondo. È un'accensione regolarissima che ci dice che la polvere è perfettamente abbinata col tipo di innesco che abbiamo utilizzato. La cartuccia è veramente perfetta, sono molto soddisfatto io stesso. Direi che le premesse sono ottime, lo sapevamo già, a maggior conferma di quanto abbiamo visto. Bene. Spero che con questa indicazione i valori siano più chiari e chiunque, quando fa una prova di banco, possa così dedurre le caratteristiche delle proprie munizioni ed avere un quadro più preciso di quello che ci dice un certificato di banco. Un saluto a tutti.